Portal 1 e Portal 2 sono dei capolavori indiscussi, un gioco che ne trae ispirazione, ma che modifica il gameplay rendendolo originale non può che essere un piccolo capolavoro. Signori, questo è il caso di Quantum Conundrum. Signori, bentornati in Sunday Random Video Game, la rubrica domenicale in cui vediamo ogni volta un gioco nuovo fuori dagli schemi, e questa volta vediamo Quantum Conundrum, spero di pronunciarlo bene, che costa 9 euro attualmente su Steam e che vi ricordo ve ne regalo una copia se andate a condividere il post su Facebook. Io questo gioco penso di adorarlo, perché è fortemente ispirato a Portal e io Portal lo adoro. Inoltre ha un design molto molto particolare ed è davvero piacevole. Libro? La cultura fa male. Noi non siamo altro che il nipotastro di uno scienziato molto molto affermato e che ha fatto un sacco di stramaledetti oggetti tecnologici. Guardate che bella... che bella casetta, ed ecco qui il nostro ziastro che per il momento ci ha detto che non si può mostrare perché sta lavorando ad una strana invenzione e ci ha chiesto di entrare nel suo laboratorio. Questo qui è praticamente la fase iniziale di Portal, in cui ci spiegano i comandi e ci spiegano quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Possiamo prendere oggetti con il tasto sinistro, lanciarli con il tasto destro, però quelli pesanti non li possiamo prendere, ad esempio questa poltrona no, ma questo libro sì. Boom! Le ambientazioni sono un poco ripetitive, ma sono davvero bene, e adesso qui succede il nocciolo del problema. Nostro zio sembrerebbe sparire, guardate che fico! Guardate che fico! È bellissimo! Oddio! Oh mio Dio! Siamo chiusi dentro! Dov'è il nostro zio? Andiamo a cercarlo! Oh, adoro queste porte, sono bellissime! Quindi nostro zio attualmente è indisposto e ci chiede di andare a riattivare l'elettricità. Va bene. Ed è qui che il gioco si discosta fortemente da Portal, perché ci chiede nostro zio di prendere questo guanto qui. Noi lo prendiamo. È una invenzione che potrei sempre portare, avere a portata di mano. È un guanto. D'accordo, andiamo a riattivare sto generatore del Cassiopea. Il guanto controlla l'energia permettendoci di spostarsi in qualsiasi dimensione abbia dei varchi nella zona. Ok, questa porta usa una delle mie invenzioni, la Gruddy ad articolazione periodica ripetuta. Ma è un uccellino del cazzo che preme un bottone. Uccellino meccanico. Ok, lì dentro c'è una batteria che attiva una certa dimensione. La Fluffy Dimension! Ma è bellissimo! Dove tutto è più morbido! Oltre a essere adorabile, la morbidezza rende più leggeri gli oggetti. Grazie, zio, è bellissimo. Guarda, sembra di coperta! Che bello, normalmente io non posso prenderla. Posso anche tirarla, tra l'altro. Oh mio Dio, diventa dura! Oddio! Pam! Una pedana a pressione, quindi ci possiamo mettere... no, non posso. Adesso sì, ci possiamo mettere questo e quando la dimensione torna a essere normale potremo entrare. Bello. Mi piace assai. Chissà quante altre dimensioni ci sono. Oh, ho rotto un vaso, sorry. Qui abbiamo un uccellino meccanico che suppongo dobbiamo mettere qui. Prendiamo la batteria e ce la mettiamo dentro e aspettiamo che Ciccio bash. Very good. Voilà. Fium. Bello. E adesso? Aha. Posso prendere anche queste cose? Allora, normalmente no. Ah, ci sta dicendo che noi rimaniamo con massa e peso costante. No. Sì. Ok. Qui abbiamo... ah, due interruttori. Molto molto semplice. Dobbiamo lanciare questa. Però sono una pippa a lanciare queste cose. Andiamo a riprenderla e pim. Ok, adesso la dimensione è disponibile. Posso usarlo io. Vigiù, con E. Che figo, posso prendere il divano? Sì, il divano fuffoso. Vai. Diventa duro e la porta si apre. Andiamo. Una nuova stanza. Pam. Oh mio Dio. Quello è Dolly, ovvero un dispositivo organico lineare ligatico intradinamico. Che caga mobilia. Cioè, praticamente... Oh, mortacci tua! Dove è finito il batteriozzo? Eccolo qua, sembra un suppostone gigantesco e viola.
Vieni qui, ti metto dentro. Posso attivare la cosa fuffi, la dimensione fuffi. E quindi possiamo metterlo qui. Insieme a questo. Insieme a un puff. Ok, sì, va bene, scusate, permesso. Andiamo. Oh, laseroni. Signori laseroni. Oh, allora, lui tira mobilia. Ok, se io lo metto qui, che succede? Si spengono i laser. Tira ciccio. Oh. Scusa. Tan 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 tan, c'è un altro laserone. Mi sa che mi conviene... Che fa? Che succede se premo questo? Oh! Mortacci tua. Tiriamolo. E si preme e la porta si apre. Woohoo! Un vetro. Ok. D'accordo. Non ho il permesso di farlo? Sei sicuro? Sei sicurissimo? Che succede se premo questo tasto? Oh mio Dio. Preme un pulsante che attiva quella porta. Ok. E se lo ripremo? Ah, t'ho fregato. Vediamo, lasciamo questo qui, spassiamo, leviamo la dimensione fuffolosa, si rompe e preme il pulsantone e noi possiamo andare. Ottimo! Oh mio Dio, che cacchio è quello? E vabbè, ci metto una coperta, sì una coperta, ci metto una poltrona. Vediamo un poco. Ciao Ciccio, chi sei? Chi sei? È una creatura, un'entità cinetica intradimensionale, o Ike. Ti voglio prendere? No, dove... È sparisciuta. Di qua c'è un'altra pressure plate, ormai la chiamo così, però possiamo prendere questa. Che però ci chiude questa porta, quindi la tiriamo dall'altra parte. Ecco qua. Pimbat. E signori, si apre! Che cacchio sei tu? Oh mio Dio. Ah, è uno dei... degli archivi-Q-Ment, va bene, d'accordo. Allora, che succede se premo questo? Si apre quella porta là. Aha. Quindi io posso salire qua sopra. Ok, ottimo. La facciamo diventare pesante, quella si attiva, questa porta si apre, andiamo! Nostro zio ci spiega che è in un limbo, ma che non ha altre informazioni. Alla ricerca della morbidezza perduta. Allora... Lì c'è un tastino, io farei così. Così. Vola, mia piccola cassaforte. Vola, nanna, non voli più. Ma è bellissimo. È senza fisica, ma è bellissimo. E adesso ne devo acchiappare una al volo. Eccola qua. La mettiamo qui sopra. E patabim! Ottimo! E andiamo a vedere che cazzo succede. Ciao Ciccio! Perché mi guardi? Perché mi fissi? Oddio, ci riesco. Wow! No! Wow! Sì! No! Wow! Sì! Ok! E adesso? Posso saltare? Ce la faccio! Vediamo un po'. Oh! Che cazzo di figa... No, questo è bellissimo. Questo è davvero, davvero bello. Spettacolo. Spettacolo, mi piace un sacco. Cagano cose e vengono rapite. Perfetto. Oppela, non voglio morire. Oppela, non voglio morire. No! Sono finiti in una parte del castello da cui si può accedere a un altro tipo di arco dimensionale. Oh, la cavofobia. Questa è la dimensione di Gravid Wolfram. O pesante in breve. Ok. È l'esatto opposto alla dimensione morbida e renderà ogni cosa 10 volte più pesante. Che figata. Bello. Guardate che figo, cambia pure il dipinto. Quindi devo prendere gli oggettini piccoli, probabilmente dei libri. Qui c'è un pulsantino. Vediamo un po' che succede se... Oh, degli scatoloni, va bene. Ok, diventano di ferro. Che fico. E uno. E due. No, non cadere. Ok, andiamo di qua.
Ma queste sono casseforti. Immagina solo quanto ci è voluto per stendere tutta quella roba. Fai attenzione. Immagino. Ok, ne arrivano tre. E lanciano altre casseforti. Ok. Sono riuscito a metterli tutti in fila, però poi dicevo, ma come salgo? Ma come salgo? E ho provato mille volte a metterci queste scatoline del di merda. E invece bastava salire qua sopra. Già sono caduto una volta, non voglio ricaderne un'altra. Vai, vai. Eccoci. Oppela. Oppela. Oppela, ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Ok, prendiamo il suppostone e lo buttiamo qua dentro. Sono fuffloso. Faccio così. Quella batteria rossa ti fornirà energia sufficiente per azionare il DS e aprire i varchi nella dimensione pesante. Anche in questa zona. Va bene. Boom. No. Stupida supposta. Eccola qua. Allora, Q. Perfetto. E. Ah, ecco a che cosa ci serve. Allora, facciamo così. E facciamo così. Questa è già pesa di sua. Io passo a pesante e pesano entrambe. Ma è bellissimo. Signori, io direi di fermarci qui. Questo era Quantum Conundrum a 9 euro su Steam. Io spero vi sia piaciuto. Io me lo spaccherò. Probabilmente ci farò una serie, perché a me i puzzle game stile Portal mi piacciono tantissimo. E ha un po' di componente platform che ravviva la cosa. Ci sono altre due dimensioni da esplorare e un botto di enigmi. Io spero che i patiti di puzzle game gli sia piaciuto questo gioco, perché è davvero 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 molto 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 bellino. Ovviamente ne abbiamo visto uno scorcio, ma spero possa interessarvi. Io vi ricordo che chi condivide su Facebook il post di questo video vincerà e verrà estratto un vincitore per ottenere una copia del gioco stesso, ovviamente su Steam. Io sono Marcus Gronna, se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piacione. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video di Sunday Random Video Game. Bella per voi!